Venerdì 15 novembre alle 20.30 e domenica 17 alle 17.30 si torna al Teatro Marrucino di Chieti con I Pagliacci, dramma in un prologo e due atti su libretto e musica di Ruggero Leoncavallo e Gianni Schicchi, opera comica in un atto su libretto di Giovacchino Forzano e musica di Giacomo Puccini. Oggi la prova generale è aperta agli studenti delle scuole del territorio. Le due opere, ambientate agli inizi del XX secolo, interagiscono per regalare agli spettatori un'esperienza teatrale unica con una scenografia unificata e la continuità narrativa che condurranno il pubblico in un viaggio onirico attraverso il personaggio di Buoso Donati, uomo eccentrico e appassionato di teatro. Sarà proprio il teatro il vero filo conduttore dello spettacolo, che passa dal destino di una compagnia di attori al teatro dei comportamenti umani. L'allestimento, in collaborazione produttiva tra il Teatro Marrucino, la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e il Teatro Politeama Greco di Lecce, porta la firma di Marco Voleri, che ne cura la regia. Questo spettacolo che unisce due opere in cui si piange e si ride. Sì, sono due capolavori, sono due opere che sono di fatto la faccia della stessa medaglia, no? Dove c'è la commedia e c'è la tragedia. Pagliacci è un capolavoro meraviglioso e immortale di Leoncavallo, dove si racconta anche il dramma della gelosia e anche del femminicidio, che mi sembra un tema molto attuale purtroppo in vista della giornata mondiale contro la violenza delle donne, che è il 25 novembre. E in Gianni Schicchi invece si racconta a mo' di commedia l'avidità, si racconta come in una famiglia i soldi valgono più dei sentimenti. C'è un personaggio che fa da filo conduttore in queste due opere? Sì, questo personaggio è Buoso Donati, che è di fatto quello che idealmente muore in Gianni Schicchi, ma prima di morire in Gianni Schicchi si sogna Pagliacci. Oh, sei messo a prendere! Brutale come ieri. Gianna Fratta, maestro e direttore d'orchestra, come stanno insieme Puccini e Leoncavallo in questo spettacolo? Ma un dittico molto bello e anche molto ben abbinato, innanzitutto perché abbiamo una grande tragedia nella prima parte, perché Pagliacci è un'opera tragica per il finale che ha, e invece è accostata al Puccini forse più comico di Puccini. Una delle sue ultime opere, Gianni Schicchi, veramente una vera commedia, e quindi un abbinamento che trovo molto anche originale, non si abbina spesso, per cui invitiamo tutto il pubblico a venire, anche perché l'allestimento del regista, del maestro Voleri, è molto interessante, quindi speriamo di avere tantissimo pubblico. Giuliano Mazzoccante, direttore artistico del Teatro Marrucino, stagione lirica che va avanti, parliamo dei Pagliacci e di Gianni Schicchi, ma c'è stato un prima e ci sarà anche un dopo, insomma, come sta andando questa stagione? Ma direi con grande entusiasmo, è una stagione importante, meravigliosa, con grande partecipazione, ma anche con una programmazione assolutamente impegnativa e credo assolutamente coinvolgente per il pubblico. Tra l'altro adesso avremo una marea di ragazzi delle scuole. La cosa più entusiasmante e sorprendente è stato trovarci il teatro pieno già fino a dicembre, fino alla prova generale della Cenerentola di Rossini, che avremo a dicembre, già pieno da più di un mese.